Ciao a tutti amici, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come detto dal titolo, siamo nell'unboxing degli acquisti del mese. Non è proprio un mese esatto, sono un mese e mezzo, ma abbiamo tantissima roba da unbox. Pezzi esclusivi, scarpe molto limitate, molto belle, che raccontano una storia. Quindi iniziamo subito col video, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E vi dico anche che su Instagram, chiocciola Andrea Radio, c'è tipo un giveaway con premio, un buono da 500 euro da spendere in sneakers. Su Instagram vi lascio il link in descrizione, completamente gratuito e strano tra una settimana. Inoltre seguitemi sul canale Lilla che streamo tutte le sere. Partiamo con questo fleece di Martin Rose in collaborazione con Napapiri, un pezzo molto bello che volevo da tanto, l'ho trovato da un mio amico che me l'ha venduto a relativamente poco, 300 euro. È un pezzo che online si trova sui 400-500 e vi consiglio di prenderlo adesso perché non è molto alto, è un pezzo che poi nel tempo diverrà iconico. Veste gigante, questa è una M, non è eccezionale come qualità, però tutti questi fiori arancioni che fanno contrasto su questo nero e questo blu sono molto molto belli. Dietro è uguale, pezzo tra l'altro che è stato indossato anche da Drake, da ASAP Rocky, da molte celebrità. Poi, maglia di Salute, che ha scritto salute, ma non c'entra niente con... vabbè, avete capito, non fa ridere. È un brand che ultimamente sta andando, non è mainstream, però sta comunque andando, visto che la collana comunque l'ha indossata ASAP Rock, quindi ha fatto molto parlare di sé. Qualità buona, prezzo ci sta come qualità prezzo, è sempre made in Cina, costa 120 euro, però non è male come qualità, è 100% cotone. Un bel fit over, questa è una M. Presenta lo smile, che è un elemento che ora sta andando molto, lo vediamo su Salute, lo vediamo su Capitol, lo vediamo su Drew House, lo vediamo su Palm Angels, abbiamo anche un cappellino dopo. Smile che è presente anche sulla collana. Collana molto bella, ma qualitativamente nulla di eccezionale, lascia l'odore di metallo addosso, quindi non è bellissimo, però esteticamente è molto molto figa. Poi, pezzo della Madonna che volevo da tantissimo, Chicago G del 2015, Retro High, scarpa che conoscete tutti, e le ho prese vincendo al casino online, non giocateci. Ho vinto un sacco di soldi, non ci ho più giocato. Volevo prendere Jordan 4 di Off-White, però ho detto, cazzo, a parte non mi fanno impazzire Jordan 4 di Off-White, secondo me sono un po' sopravvalutate, sono belle ma... niente di eccezionale per il mio. L'air sulla midsole è davvero brutto per il mio, è posizionato davvero male. E quindi ho pensato, io ho così tante scarpe ma non ho la scarpa. Quindi ho preso la Chicago su StockX, scarpa che non ha bisogno di presentazioni, bellissima. Ci sono altre colorazioni che mi piacciono di più di Jordan 1, però questa è sicuramente una delle mie preferite. Tanto che ho fatto fare una teca apposta per questa scarpa che vedrete in futuro. Prossimo pezzo è un pezzo che esteticamente non sa di tanto, non è nulla di eclatante, ma è molto caratteristico perché questo pantalone è di ASAP Rocky, proprio di ASAP Rocky in persona, è un pezzo unico al mondo, realizzato da Evi Bravado per ASAP Rocky. Infatti dietro abbiamo il tag di Bravado Sound, che è il vecchio tag di Evi Bravado, e poi Rip Lamborghini in memoria di ASAP Yams. Come vi ho detto, non è nulla di eccezionale, però sapere che è di ASAP Rocky, l'ha avuto lui, probabilmente l'ha anche indossato, purtroppo non c'è una foto in cui lo indossa, se la trovate mandatemela, fa davvero effetto, perché comunque è un pezzo che è stato in America, è stato indossato da un personaggio famoso come ASAP Rocky, averlo io, essere l'unico ad averlo è davvero figo. Però non lo indosserò perché non è bello, cioè fit non mi piace più di tanto su di me. Andiamo avanti con un po' di dunk. Qua abbiamo le UNLV, che sono i colori dell'Università di Las Vegas. Poi abbiamo le Varsity Maze, pezzo eccezionale. E poi le Vast Grey, anche queste bellissime. Qualità nulla di eccezionale in queste nuove dunk, anzi male male, molto plasticosa come pelle. Esteticamente molto belle le Vast Grey. Le UNLV SNI sono un po' spenta per il mio, non mi fanno impazzire più di tanto, però ho avuto l'opportunità di prenderle, quindi le ho prese. E per finire le Varsity Maze gialle e nere, colorazione che vi ricorderà le Wu-Tang del 99, collaborato col gruppo rap americano Wu-Tang, quindi una scarpa eccezionale. E questa è davvero identica e non so come mai il prezzo di resell sia in realtà non tanto alto come di tutte le Dunk, quindi un punto a favore perché appunto se uno gli piace può prenderla come se fosse una scarpa normale, siamo sui 150-200 euro, quindi non è affatto male. Dunque se vi piace prendetela adesso perché il prezzo è davvero molto basso, quindi fidatevi, prendetela adesso le Dunk, fidatevi, fidatevi.
andiamo avanti con altre due scarpe. Poi abbiamo le Yeezy Quantum Frozen Blue, che a molti non piacciono. Secondo me sono bellissime, vanno under retail, l'ho pagate 175. Sono per il mio una scarpa molto futuristica, non apprezzata, quindi meglio perché adesso costa di meno. Adidas in collaborazione con Kanye West, silhouette eccezionale come vi ho detto, comodissime, molto molto comode. Queste su StockX le trovate davvero a 180 euro, quindi dateci un occhio perché è una scarpa che io sto utilizzando davvero molto rispetto ad altre, perché è comodissima e esteticamente mi piace molto. Poi ovviamente l'ho appena comprata, quindi una scarpa nuova si mette più spesso, però non mi capita con tutte le scarpe che compro, quindi dateci un occhio. Prossima scarpa, Nike per Stussy. Qua abbiamo le Fossil, che ho avuto la fortuna di comprare con l'accesso esclusivo su Sneakers in live. Stavo comprando le Matthew & Williams e una certa mi arriva l'accesso esclusivo per queste, quindi impazzito subito, primo accesso esclusivo della mia vita, e sono riuscito a comprare le Fossil Stussy, che tra l'altro sono uscite anche 250 paia customizzate a mano sul sito di Stussy America, però non sono riuscito a prenderle, ma mi accontento di queste perché è molto molto fighe. Resta di queste siamo sui 300 euro. Una scarpa che merita, interno in pelle, super dettagliata. Sul back abbiamo il logo in acciaio di Stussy, linguetta Stussy New York con tutti i vari negozi nel mondo. Molto molto bella, ve la consiglio un sacco questa, 300 euro spesi bene. Prossimo pezzo, pezzo che avete visto nell'ultimo video, piumino Gucci in collaborazione con North Face, pezzo che ho avuto la fortuna di comprare, limitatissimo, potete vederlo nel dettaglio nello scorso video. A parer mio è un pezzo eccezionale, molto bello esteticamente, non è la mia taglia, come dissi anche nello scorso video, però era la taglia che c'era, quindi l'ho preso anche perché l'ho pagato 1.600 e ora si rivende sui 4.000-5.000, appena uscito il resale era sui 10.000, qualitativamente eccezionale, un bel bel pezzo. Se volete vederlo nel dettaglio vi lascio qua la scheda per lo scorso video. Prossimo pezzo, come dicevo, cappellini di Palm Angels. Questo è proprio il brand ufficiale Smiley. Fit un po' particolari, cappellini di Palm Angels molto particolari perché molto piatti, quindi bisogna avere una certa testa per metterli. Difatti non mi sta benissimo con i capelli che ho ora, quindi non lo sto mettendo. Però molto bello, fatto molto bene, ricamato molto bene, prezzo sui 120 euro. Terminiamo con due shorts di Essentials, uno grigio e uno nero. Questi sono dei pantaloncini che per l'estate, ragazzi, dovete avere. Prezzo non alto, si pagano su StockX sui 100 euro, se no i vari drop si pagano sui 70. Comunque dovete comprarli subito perché vanno subito sold out. Sembrano giganti messi così, questa è una M, però indossati cascano perfetti. Dunque prendete la vostra taglia o una in meno, ne vale davvero la pena. Ragazzi, il video finisce qua, spero vi sia piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo che su Instagram, @andreerati, attivo un giveaway gratuito di 500 euro spendibili di sneakers. Andate sul mio profilo per scoprire come partecipare. Commentate, ti piace, condividete, seguitemi sul canale Lilla, vi lascio il link in descrizione che streamo tutte le sere. E noi ci vediamo in un prossimo video.